Buongiorno a tutti. Sono Оксана Борзенкова, креатрича дель марки Oxanails. И siete sul mio canale YouTube. Finalmente sto per presentarvi il video che da tanto tempo vi avevo promesso riguardando il manuale I segreti delle linee sottili. Vi spiegherò nel dettaglio il contenuto del libro e darò alcuni consigli per usarlo al meglio. Adesso vediamo nel dettaglio come è strutturato il manuale. Per disegnare le linee sottili usiamo il kit colori acrilici Oxanails e Super Paint Gel Oxanails. I pennelli consigliati sono il Marto Raculinski numero 0 con setoli naturali per I colori acrilici e il pennello Magic Line con setoli sintetiche per il Super Paint Gel. Il manuale è composto da 28 pagine. E come manuale precedente, è realizzato con una carta speciale che permette di esercitarsi direttamente sul libro con la possibilità di cancellare I disegni e per riprovare nuovamente. Il libro è disponibile in 4 lingue, italiano, spagnolo, francese e inglese. Il libro si divide in 2 parti. Nella prima parte viene spiegato come disegnare le linee sottili usando I colori acrilici, mentre nella seconda usando I Super Paint Gel. Ho inserito molti consigli pratici per rendere il manuale uno strumento utile per esercitarvi e per aiutarvi nel vostro lavoro di ogni giorno. Come vedete, si inizia con il disegno delle linee semplici. Dritte o oblique, e si procede con il disegno delle gocce in varie forme. Accanto a ogni disegno troverete delle frecce che indicano il verso della pennellata. Questo vale per I colori acrilici. Ma se volete esercitarsi sugli stessi disegni usando il Super Paint Gel, la freccia andrà seguita al contrario. Vi consiglio di seguire l'ordine del disegno. Anche se I primi vi sembrano facili. In questo modo, passo dopo passo, sarà più facile disegnare le composizioni più difficili e complesse, come le foglie, I petali, le farfalle. Vediamo adesso I disegni delle linee sottili sulle T. Abbiamo dei ghirigori, dei cuori, delle rose, delle farfalle, dei fiori, dei merletti e tanti altri. Adesso vediamo la seconda parte del video. Qui disegniamo usando I Super Paint Gels. I Super Paint Gels Oxanails sono gel senza strato di dispersione ad alta pigmentazione. Le linee sottili disegnate con I nostri gels tengono la forma e non si allargano sulla superficie. Un'altra caratteristica dei nostri Super Paint Gels è quella che non c'è bisogno di sigillare. Quindi potete tranquillamente disegnare sopra il finish gel. Ecco alcuni tips da disegnare con I Super Paint Gels. Qui vediamo anche la spiegazione con la tecnica effetto zucchero. Sugar effect. Qui la decorazione con I pigmenti neon e tutte le tecniche molto facili e utili in questo periodo, primavera-estate. Vediamo adesso la parte pratica. Come detto prima, I pennelli da utilizzare sono pennello Oxanails Marto Raculinski numero 0, naturale, per colori acrilici,
Epinella oxanilis magic line, sintetico per super pine gels, comodamento richiudibile. Se volete rendere la punta dei pennelli più sottile, potete prendere il tronchinzino cominciando a tagliare le setole vicino alla base della punta. In questo modo. Se ad esempio una delle setole non è dritta, possiamo anche usare il tronchinzino per tagliarla. Le linee sottili si possono disegnare con diversi pennelli. A me piace avere la punta dei miei pennelli più sottile che possibile, e per questo, prima di utilizzarlo, lo rendo ancora più sottile. Attenzione! Vi raccomando di usare il tronchinzino e non la forbice, per non rischiare di tagliare tutte le setole. Ok, iniziamo. Prendo una goccia di colore acrilico nero e lo metto sulla nostra tovaglietta Oxanails, in vendita sul nostro sito internet. Come vedete, questa tovaglietta è molto comoda perché si può utilizzare come tavolozza, essendo totalmente plastificata. Inoltre, è anche dotata di due cerchi cromatici, che vi aiuteranno a capire le diverse combinazioni dei colori. Continuiamo adesso a diluire il colore acrilico con un po' d'acqua. Notate come prendendo il colore con il pennello si forma una goccia sulla punta. Devo quindi togliere il colore in eccesso in questo modo. Girando il pennello. Impugno il pennello in modo che sia perpendicolare alla superficie. E comincio a disegnare le linee sottili senza applicare pressione. Per la goccia invece procediamo in questo modo. Prendo il pennello, inizio a disegnare senza schiacciare, e dopo schiaccio in modo da creare una pennellata più larga. Non schiaccio, schiaccio. Vedete come facile e veloce. Esercitatevi più volte, mi raccomando. Vediamo adesso le foglie. Notate la freccia che indica la direzione del pennello. Dove la foglia è più grossa, significa che bisogna applicare più pressione al pennello. Per il disegno completo della foglia, la sequenza è questa. Non schiaccio, schiaccio, alzo, tiro. Vediamo. Non schiaccio, schiaccio, alzo, tiro. Non schiaccio, schiaccio, alzo, tiro. Non schiaccio, schiaccio,
Alzo, tiro. Imparando questi fiori, potete creare tante diverse decorazioni come queste. Quando imparate a disegnare questi fiori, potete facilmente realizzare diversi tipi di fiori, come per esempio questi. E anche questi. Passiamo ai disegni con il Super Paint Jazz. Prendo il Super Paint Jazz Stockholm. Come tutti gli altri Super Paint, è un gel molto pigmentato e senza strato di dispersione. Ne metto un po' sulla mia tovaglietta che utilizzo come tavolozza. Prendo il colore in modo che rimanga una piccola goccia sulla punta del pennello, diversamente dai colori acrilici in cui non voglio che mi rimanga la goccia sul pennello. A differenza dei colori acrilici, qui iniziamo dalla parte più spessa della pennellata. Quindi la sequenza è questa. Schiaccio e tiro. Disegnerò prima il tulpano usando il gel. Tulpano stilizzato. Schiaccio, tiro. Prendo altra goccia. Come vedete, io disegno solo tip svuote, solo perché io so come si disegnano questi fiori. Vi consiglio di iniziare disegnando sopra i miei disegni per fare pratica e una volta che sarete più sicuri, potete disegnare sugli spazi vuoti come faccio io. Ora disegnerò questa rosa usando il Super Paint Gel Bianco Stockholm. Prendo una goccia, appoggio, e tiro due piccole lineette. Una e l'altra. Dall'altra parte, goccia. Schiaccio, tiro e dall'altra parte. Prendo un'altra piccola goccetta, schiaccio, tiro e dall'altra parte, tiro, goccia. Tiro,
Ciro alzando pennello. Questa rosa si chiama rosa stilizzata. Adesso disegniamo stessa rosa con colore acrilico nero. Pennello Martora Kulinski numero 0. Colore acrilico deve essere diluito. Punta, schiaccio. Petalo dobbiamo allargare nel centro. Punta, schiaccio. Potete girare il libro come più comodo per voi. Punta, schiaccio. Punta, schiaccio. Prossimo petalo. Provate a schiacciare di più. Ricordate, quando schiacciamo pennello, le setole si allargano e creano la pennellata più larga, più grossa. I fogli disegniamo sempre stesso modo. Punta, schiacciamo pennello. Aggiungiamo linee sottili. La nostra rosa è pronta. Spero che questo video vi aiuti a crescere professionalmente, come altri due manuali di OneStroke. Tutti i prodotti potete acquistare sul nostro sito www.oxanails.com. Grazie, ciao a tutti!